A Sulmona, nel Teatro Comunale Maria Caniglia, si è svolta la 50ª edizione del Premio Sulmona, rassegna internazionale di arte contemporanea. Un'edizione speciale, quella ideata dal Circolo di Arte e Cultura Il Quadrivio, con le migliori proposte di questi ultimi anni. È speciale innanzitutto perché parte con una sola parte e che si chiude con una sola manifestazione che non è quella di premiazione, ma è una serata d'onore perché riceveranno dei riconoscimenti tutti gli artisti che hanno partecipato a questa edizione, più una rappresentanza degli artisti che hanno partecipato e donato le loro opere e vinto i precedenti premi Sulmona dal 1973 al 2022, i cosiddetti 50x50, 50 artisti scelti per 50 anni. Un traguardo molto importante raggiunto da una manifestazione che rafforza l'identità dell'Abruzzo non solo come custode di una grande tradizione culturale ma anche come laboratorio di elaborazione culturale, un ruolo che l'Abruzzo ha e che deve rivendicare nel panorama nazionale e internazionale. Un premio che raggiunge 50 edizioni non è usuale, non capita spesso, quando capita vuol dire che ci sono radici importanti e profonde. D'altronde Sulmona è città d'arte, città di cultura, è un binomio indissolubile quello della cultura e della città di Sulmona. Per questo rinnovo i miei complimenti agli organizzatori, alla città nel suo complesso, a questa splendida comunità peligna che ha saputo tenere viva questa tradizione. E quella di questa sera è una manifestazione che ha una sua peculiare solennità. 50 anni di lavoro intenso, promosso dagli organizzatori. Noi ricordiamo sempre con grande nostalgia il maestro Gaetano Pallozzi, il presidente Olindo Pelino, il fondatore Angelo Scalzitti che diede via al Premio Sulmona delle Arti e adesso salutiamo il consiglio direttivo, il professor Giannantonio che ha raccolto negli ultimi anni questa significativa e pesante eredità. Si conferma una manifestazione di grande prestigio, di grande livello che pone all'attenzione del panorama dei premi Sulmona come brillantemente fatto oramai per 50 anni, quindi possiamo compiacerci e rilasciare anche un sentimento di gratitudine a nome della provincia dell'Aquila, agli organizzatori e alla città di Sulmona. Il premio di giornalismo è stato caratterizzato dalla presenza di importanti firme della carta stampata, della radio, della televisione e del web. Cosa significa per lei ricevere un premio prestigioso nella sua città? È un grande motivo di soddisfazione, ma è una grande felicità essere premiata. Di solito si dice Nemo profeta in patria, invece questa volta il riconoscimento arriva dalla mia città, nel luogo dove sono cresciuta e a cui devo tanto anche per il percorso che ho fatto dopo.